È giovedì 1 giugno, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. C'è anche un po' appunto del nostro distretto ceramico all'interno della nuova squadra di presidenza di Federmeccanica che resterà in carica per il biennio 2023-2025. Infatti tra i vicepresidenti designati c'è anche Fabio Tarozzi, presidente e amministratore delegato di CTBT Group. Tarozzi ha ricevuto la delega ai rapporti con i territori. Questa sera Ceramicanda si occuperà di molti temi, vi porteremo a Roma con Fiorello, vi porteremo a scoprire i danni realizzati purtroppo dall'alluvione nell'azienda romagnola Sicis, leader nei mosaici. Andremo al premio Lucchese dove sono state consegnate le borse di studio ai ragazzi meritevoli. Avremo la possibilità di scoprire lo showroom milanese del gruppo Iris e andremo anche a fare una chiacchierata con il CEO di Victoria Italia, Andrea Bordignon. Ve ne diamo una piccola anteprima. Siamo partiti con un investimento molto importante in Santa Maria, dove faremo un impianto completamente nuovo con una logica di green da una parte e autonomia nelle utilities dall'altra. Questi sono i nostri due obiettivi per questo impianto e nel frattempo stiamo lavorando anche su quello che è il nostro porsi verso l'esterno, quindi stiamo lavorando sulle nuove sale mostra per i nostri marchi e sulla presenza in giro per il mondo, perché diventa sempre più importante cominciare ad avere dei punti di riferimento che non siano solo ok andiamo a visitare i clienti, ma che siano anche dei punti di ritrovo per i nostri clienti, per chi promuove i nostri prodotti, per chi è in giro per il mondo ogni giorno. Per lo sport ci occupiamo di calcio e di una iniziativa benefica del Sassuolo che nell'ultima giornata del campionato di Serie A, che si chiude proprio questo fine settimana, sarà impegnato domani sera alle 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Fiorentina. Iniziativa benefica perché? Perché l'incasso della serata al Mapei Stadium sarà interamente devoluto alle popolazioni romagnole colpite dall'alluvione. La società ha anche anticipato che prossimamente verranno comunicate altre iniziative per supportare la causa. Chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, supera i 2.819 miliardi di euro. Arrivederci.